Ciao a tutti, è possibile prendere il patentino gratuitamente per guidare il drone? Dunque, volevo fare delle premesse. Qualche anno fa, per acquistare un drone e per guidare o pilotare un drone, non serviva nessun tipo di licenza o patentino. Poi, col tempo, hanno fatto delle leggi molto restrittive. Che io comunque sono d'accordo perché guidare un drone ci espone a dei rischi se siamo incoscienti. Ovvero, ci sono stati molti episodi in cui dei ragazzi o comunque gente incosciente si è messo a pilotare il drone in mezzo alla spiaggia affollata di gente. Ecco, questo è molto pericoloso. Oltretutto, si rischia di fare male seriamente alle persone che stanno sotto il drone. Quindi la legge italiana, non solo italiana, quella europea, ha voluto comunque mettere delle restrizioni. Dopo un susseguirsi di episodi molto spiacevoli, si è deciso di imporre delle leggi molto rigide sul discorso di pilotare o guidare i droni. Dopo aver messo in atto queste leggi, si è introdotto l'obbligo di fare un patentino. Dunque, una premessa, sia per i droni inferiori ai 250 grammi che quelli superiori ai 250 grammi, occorre iscriversi al sito di Fly. In aggiunta, i droni superiori ai 250 grammi, occorre fare anche il patentino. Nel sito di DFly, una volta che vi siete iscritti, c'è un abbonamento da pagare ogni anno, che è una somma abbastanza irrisoria, in cui avrete tutti i servizi, dalle mappe illustrative dove si può volare, dove non si può volare, le zone rosse, quindi vietate al volo, e le zone verdi, quindi le zone in cui si può volare tranquillamente. Lì avrete anche la possibilità di fare un'assicurazione, oppure esistono anche altri siti internet in cui fare una specie di assicurazione obbligatoria, ovviamente, in cui dovrete appunto registrare anche il vostro drone, a prescindere che sia inferiore ai 250 grammi o superiore ai 250 grammi. Per avere il patentino, ovviamente, c'è tutto un corso, una formazione che dura circa 2 ore tramite internet, in cui ci sono spiegate le varie modalità di volo, piuttosto che argomenti tecnici riguardo al drone, argomenti di assicurazione, argomenti in cui in caso si faccia male una persona colpendola disgraziatamente col drone, cosa bisogna fare e quant'altro. Quindi c'è il sito italiano dell'ENAC in cui ci si iscrive e dopo essersi iscritti si può entrare in una pagina in cui chiede ovviamente il pagamento di 30 euro, mi sembra, adesso non mi ricordo, per poter svolgere il corso e poi l'esame finale e quindi riuscire ad avere il patentino o attestato per guidare il drone. Solo che purtroppo ci sono un certo numero di possibilità, ovvero se io sbaglio 3-4 volte l'esame, devo pagare di nuovo i 30 euro, quello che è, per avere di nuovo altre possibilità a fare l'esame. Andiamo bene, proprio bene. Questo purtroppo in Italia, e non so perché, qui in Italia fanno pagare tutto. Vabbè, pazienza, oltretutto. Quindi abbiamo questa possibilità, se no abbiamo la possibilità di iscriverci sul sito di Lussemburgo, ok? In cui legherò anche il link sotto nella descrizione, sia il sito italiano ENAC sia il sito di Lussemburgo, in cui c'è sempre la normale iscrizione. Poi da lì si entra nella pagina di formazione in cui ci sono anche lì argomenti di assicurazione, argomenti tecnici specifici del drone, quando guidare il drone, le metrature da rispettare rispetto dal suolo al drone, la distanza da mantenere alla prima persona, diciamo più vicina del drone, insomma ci sono
tante cose da studiare, è molto interessante secondo me. Questo sito di Lussemburgo è gratuito, quindi non è a pagamento. Seconda cosa, l'esame può essere ripetuto per svariate volte, senza nessun tipo di scadenza, nessun tipo di eventuale pagamento aggiuntivo, non serve nulla, ecco. Basta entrare, iscriversi, entrare nella pagina per iniziare il corso, che il corso dura comunque 2 ore circa, e poi alla fine si hanno, mi sembra, 3 esami, il primo, il secondo, il terzo, che è, diciamo, quello finale, e poi l'ultimo, che mi sembra sia 10 domande o 15, adesso mi ricordo. Una volta superati questi esami si scarica in PDF l'attestato. Ecco qua, questo è il mio attestato. Ovviamente nascondo i numeri seriali e quant'altro, il codice QR, perché ci sono comunque informazioni sensibili. Ok, questo l'ho avuto tramite il sito di Lussemburgo. Ecco, l'unica cosa negativa è che, negativa insomma, l'unica cosa che potrebbe magari mettere in difficoltà per molte persone è che il sito è interamente in inglese oppure lingua francese, e quindi per chi non mastica bene questo tipo di lingue potrebbe essere molto difficoltoso fare il corso. Però se l'ho fatto io in inglese, che comunque l'inglese non lo parlo tutti i giorni, però comunque le basi ce l'ho, è abbastanza comprensibile, ecco, anche perché comunque ci sono argomenti tecnici abbastanza facile, e per cui interpretare l'inglese, tradurre l'inglese in tempo reale, insomma, mentre si sta leggendo, è abbastanza facile. Detto questo, vi allego anche il link in cui spiega dettagliatamente come bisogna iscriversi a questo sito di Lussemburgo, come procedere per entrare nella pagina. L'unica cosa che mi raccomando, non fate corso così tanto per fare, è giusto per avere sto pezzo di carta, come appunto raccomanda il video di Drone Zain, perché secondo me ne vale la pena leggere attentamente e cercare di capire anche gli argomenti, perché prima di tutto sono molto interessanti a livello tecnico per chi comunque come me vuole intraprendere il mondo del drone. Seconda cosa, ci rende molto più consapevoli nell'utilizzo del drone.